Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Conte Di Maio, come nel film Highlander, alla fine ne resterà soltanto uno. Sembrerebbe che vanno d'amore d'accordo Di Maio che dice Conte, sostegno a Conte, Conte il Grande, Conte di qui e Conte di là, ma alla fine sotto la brace c'è il fuoco ancora. Ma vediamo che cosa sta succedendo. Quindi si è in vista di un autunno caldo sotto tutti i punti di vista, economici, sociali, sanitari, politici, non manca nulla. In caso di crisi, visto che tutti dicono che il governo finisce in autunno, che finisce con le elezioni regionali, ebbè, il governo finisce in teoria, tra virgolette, perché si dovrebbe andare alle elezioni oppure continuare con un governo con un altro premier. Questa volta sarebbe il terzo premier nello stesso governo, solo che le prime due volte che è cambiato era sempre Conte, Conte 1, Conte 2 e adesso potrebbe arrivare Draghi 1, il governo Draghi 1. E così, in caso di crisi politica, Di Maio punta a una soluzione parlamentare, cioè un accordo, come hanno già fatto i 5 Stelle col PD, un altro accordo, perché Di Maio fa parte di quella lunghissima lista di parlamentari grillini che con la fine del governo, qualunque sia la fine naturale o anticipata, sono politicamente disoccupati, non possono più essere rieletti nel Movimento 5 Stelle. E chi si carica Di Maio, Fico e compagnia cantante? Questi personaggi possono muoversi all'interno del loro acquario, del Movimento 5 Stelle, ma fuori di lì, nessuna pietà. No, quella era un'altra canzone, degli anni Ottanta, ma diciamo fuori dal Movimento 5 Stelle nessuno se li carica più. Così invece dall'altra parte, mentre Di Maio pensa a una soluzione parlamentare, Conte invece punta a uno scenario elettorale, perché un Conte sostituito che cosa potrebbe fare? Non è un senatore del PD, non è nessuno in politica se cade, se viene sostituito. Quindi ovviamente lui punta a uno scenario elettorale. Che cosa vuol dire? Che sta pensando o di diventare capo politico dei 5 Stelle, però se viene messo in attesa, perché il governo va avanti in un altro modo e Draghi prende il suo posto, o Di Maio magari sogna di prendere il posto di Conte, capite che il premier attuale spera di andare alle elezioni magari proponendosi come capo politico dei 5 Stelle o con il suo partito, e con il suo partito, la lista Conte, che dovrebbe chiamarsi Conte, che non è la canzone Conte partirò, no, è con te ma con voi, con me, no, è con te, non so con che, con te, con te, con te, con te. Vabbè, Conte, no? Avete capito il giochino di parole? Conte sarebbe con te, eh? Ha fatto la battuta, ha fatto il partitone, Conte col partito con te. Bellissima, bellissima. Non l'avevo capita prima, ci sono arrivato adesso parlandovi di questo partito, dopo un po' che sapevo già questo nome, Conte, Conte. Ah, ma Conte è il suo nome. Bello, bello, veramente una roba elegante, di classe, molto, molto fine. Ecco. Ma a parte questo, a parte gli scherzi, Conte pensa di fare questo. Addirittura un istituto demoscopico svizzero da Conte con un suo partito al 24%, non più quello strepitoso 14% che ipotizzavano alcuni sondaggisti italiani, ma addirittura un 24%, tallonando Matteo Salvini. Ma un partito di Conte al 24% praticamente svuoterebbe i grillini e il PD. E Calenda, e Forza Italia, tanti partiti svuoterebbe un partito dal 24% che andrebbe a prendere un elettore addirittura su quattro italiano, sarebbe per questo nuovo partito di Conte che sarebbe una sorta di riedizione della Democrazia Cristiana. Infatti, proprio ex DC sarebbero i primi ad arrivare in questo partito giuseppiano. E così nello scontro tra
Conte e il ministro degli esteri in arte Luigi Di Maio, al contrario, no? Non c'è nulla di personale, è solo politica. Perciò se Di Maio dice che Conte è autoreferenziale, sperando di sapere, sperando di credere che, che Di Maio sappia cosa significa autoreferenziale, non parla di Conte in sé, ma parla dell'uomo politico, dà un giudizio politico e non personale. Questo è importante, dare un giudizio politico e non personale delle persone, mentre molti politici, degli avversari, danno un giudizio personale e non politico. Quindi anche fisico, anche più che personale, fisico. E se Conte dice che Di Maio è un pericolo, non esprime un'opinione di merito, ma un giudizio politico. Quindi è un derby di politica fra i due, che ormai queste due ombre si duellano, no? Loro due normalmente di fronte ai riflettori sono sorrisi, ma le loro ombre si stanno duellando con le spade da parecchio tempo. Bello questo delle ombre, me lo segno. Ma il principale obiettivo è il controllo, dicono, dei gruppi parlamentari grillini, che saranno decisivi quando il duello verrà formalizzato e si capirà quanto sta già accadendo. La battaglia di posizionamento è in corso, dicono fonti ben informate, un gioco di alleanze che va oltre i confini della maggioranza. Quindi avete capito che i politici stanno pensando ai loro giochini personali tutto il giorno, tutto il santo giorno pensano al loro tornaconto prettamente personale, potere, soldi, prestigio, recovery fund, economia italiana e chi se ne frega. Quando c'hai un accredito di 20, 30.000 euro al mese, 13.000, 12.500, gli italiani se la caveranno. Come diceva Maria Antonietta, diamogli le brioche. Non hanno il pane, dategli le brioche. Ecco, stiamo arrivando a quel punto lì. E dategli le brioche, no? Non c'è il pane, mangeranno il cappuccio e brioche. E così il premier sente il rumore del nemico che pensa di farmi fuori, ma si sbaglia, dice, no? Proprio, dice proprio così, chi pensa di farmi fuori si sbaglia. E allora avvia la conta dei supporter del movimento, anche se si dice che Conte abbia un 81% degli elettori grillini che siano con lui, no? Come il gladiatore, no? Al posto che Massimo, Massimo, qui c'è Giuseppe, Giuseppe, lui con la maschera del gladiatore che sale sul palco, no? Dice, togliti la maschera, schiavo, chi sei? Sono Giuseppe Conte, detto il Conte 2, no? Comandante del governo italiano, no? E come diceva, comandante delle legioni nord di Roma. Ecco, questo potrebbe essere il nostro Giuseppe Conte che cerca le armate dentro il Movimento 5 Stelle e supporter ne ha veramente tanti. Chiede al DC, DC con accento sulla I, Tabacci, di organizzargli una pattuglia in Parlamento, che non è una pattuglia acrobatica, ma una pattuglia, e intanto si appresta a minare la legislatura per farla saltare se lui dovesse cadere con l'appoggio di un pezzo del PD. Quindi avete capito diciamo la prospettiva giuseppiana dice: volete fare una maggioranza senza di me? Volete mandarmi a casa per farvi voi un altro governo che va avanti e mi fate fuori come Salvini? Così vado al papete con Salvini? No, allora io che faccio? Creo la lista Conte. In modo che da me vengono da Forza Italia, dal PD, fa un po' quello che ha fatto Renzi, la scissione, fa la scissione, però la scissione da niente, cioè nasce col suo partito, porta via senatori e parlamentari, così un'eventuale nuova maggioranza con l'ingresso di una parte di Forza Italia, ma chi lo sa, comunque non avrebbe anche questa i numeri per poter andare avanti in Parlamento. E così questo è quello che potrebbe succedere da qui a poco. Diciamo che le strade della politica sono infinite, ne abbiamo viste di tutti i colori e ne vedremo delle belle da adesso in poi. E da adesso in poi
Il gioco si fa duro e i duri cominciano a ballare. Non lo so se era così, ma forse. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.